Poracci, vi ricordo che una volta finito di guardare il video, il TG Poro continua anche sul sito Viola. Mi troverete in live questa sera alle 21.30 per discutere assieme delle notizie del giorno, ma anche per nerdare duro insieme. Mi raccomando, vi aspetto. Per quanto riguarda solo risposte sbagliate, bravissimo Paolo che si conferma uno dei più veloci in assoluto, riconoscendo Crazy Frog Racer, il gioco più anni 2000 che la mente umana possa concepire. E mi fa piacere, tra molte virgolette, scoprire che come me tanti di voi sono rimasti traumatizzati dagli spot di quegli anni. Monica, ad esempio, ci ricorda i tormentoni più orrendi in assoluto. Che monnezza! E sapete che c'è? Vi sblocco un ricordo piacevole. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate! Sorprendetemi! Ottomila punti, siamo al secondo livello, ce la fa, passa al terzo, non ancora! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, almeno fino a quando non verrà annunciata la Switch Pro. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto da far impallidire anche i recenti acquisti di Take-Two. Inaugureremo finalmente il 2022 con le notizie su Switch Pro, risolveremo un grandissimo dubbio che attanaglia gli utenti di Switch OLED e andremo a vedere la più grande acquisizione mai avvenuta nel mercato dei videogiochi. E lo sapete perché? Perché tutto questo ci aiuta nella conquista non violenta di YouTube Italia. Voi dovete solo lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, a tutto il resto penserò io. Mi raccomando, seguitemi anche sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Questo infatti sarà un altro anno ricco di compleanni importanti. E c'è di nuovo un altro 35esimo da festeggiare. Questa volta si tratta di Street Fighter. Capcom ha deciso di giocare con le aspettative dei fan pubblicando su Twitter un post che non può non suscitare curiosità. È infatti stato mostrato il logo pensato per celebrare il 35esimo anno dalla pubblicazione dell'originale Street Fighter e nella versione giapponese del post viene anche aggiunto in calce: tenete gli occhi aperti per futuri sviluppi sulla serie di Street Fighter. Capcom potrebbe decidere di festeggiare questo importante traguardo svelando Street Fighter 6. In fondo il 5 è uscito nell'ormai lontano 2016 e i tempi sono maturi per un nuovo capitolo. Ma con i tempi che corrono non si sa mai, potremmo ritrovarci di fronte all'annuncio di una serie di NFT celebrativi o magari dell'ennesima collection di Street Fighter 2. Mai dire mai. Secondo voi, che novità a tema Street Fighter vedremo quest'anno? Durante il weekend si è scatenato un bel trambusto in seguito a un post fatto sul profilo social di Dying Light 2. Gli sviluppatori ci tenevano a far sapere che per completare il gioco ci vorranno circa 500 ore, l'equivalente che si impiega per camminare da Varsavia a Madrid. E che non può che far nascere una domanda spontanea. Ma chi è il matto che si fa a piedi da Varsavia a Madrid? Prendi un aereo. In realtà la controversia si è scatenata sul fatto che il gioco possa essere troppo lungo. Effettivamente 500 ore spaventano il giocatore medio e non tutti hanno la voglia di gettarsi in un'esperienza potenzialmente infinita, soprattutto se si tratta di uno di quegli open world che finiscono le idee ludiche ben prima del completamento della campagna. Il team di Techland ha subito corretto il tiro rassicurando l'utenza. Le 500 ore si riferiscono al tempo necessario per completare il gioco al 100%. Chi vorrà portare a termine la storia e qualche quest secondaria potrà farlo agevolmente entro le 100 ore di gioco, che comunque non sono poche. E a questo punto vi chiedo, qual è per voi la durata ideale di un gioco? C'è una certa soglia superata la quale perdete interesse nei confronti di un titolo? E chiudiamo questa prima parte parlando del nuovo gioco ad opera di From Software, Elden Ring? Ma che? Qui si parla di un progetto non ancora annunciato, il ritorno di Armored Core, precisamente con il suo sesto capitolo. Ben prima dell'avvento di Demon's Souls, From Software aveva già sperimentato con gli action in terza persona, in particolare con i futuristici Armored Core a base di combattimenti tra mech. Ora, proprio un po' come accaduto per Sonic Frontiers, anche Armored Core 6 sembra essere stato leakato tramite un sondaggio fatto a dei playtester. L'utente che ha diffuso queste informazioni su Reset Ira ha
condiviso tanti dettagli sul progetto, tra cui la sinossi, in linea con gli standard della serie, le meccaniche base del gameplay e anche qualche impressione su del footage che mostrava una battaglia con un boss. Ora iniziano a circolare anche i primi screenshot e pare che la fonte sia molto affidabile. Ditemi un po', avete mai provato un Armored Core? Avete ricordi legati a questa serie? Ma passiamo alle notizie del giorno e finalmente si torna a parlare di Switch Pro. Anche se in una direzione diametralmente opposta rispetto ai rumor e alle indiscrezioni che abbiamo avuto fino all'anno scorso. È interessante come, dopo Mario Kart, anche le aspettative nei confronti di uno degli annunci più attesi da parte di Nintendo si siano completamente invertite. Ma quindi vedremo o non vedremo questa dannatissima Switch Pro? Ancora una volta ci rifacciamo all'articolo pubblicato su GameIndustry.biz, dove alcuni dei più importanti analisti del settore danno le loro previsioni su come si evolverà il mercato videoludico nel 2022. Oggi è il turno di Pierce Harding Rawls di Ampere Analysis, che offre la sua visione sulle strategie di Nintendo per i prossimi 12 mesi. Per Harding Rawls non ci sarà nulla di rivoluzionario o sconvolgente durante il 2022. I risultati ottenuti nel mercato degli hardware saranno sostanzialmente in pari con quanto visto nello scorso anno e la console Nintendo, dopo 2 anni di crescita esponenziale, inizierà a vedere i primi cenni di declino delle vendite. Nonostante questo, sempre per Harding Rawls, la famiglia di Nintendo Switch sarà ancora una volta la console più venduta dell'anno, con circa 21 milioni di unità, un risultato raggiunto grazie all'aiuto della OLED. Proprio per questo, l'analista non si aspetta alcun rilancio mid-gen per l'hardware Nintendo, che inizierà a incamminarsi verso la fine del suo ciclo vitale, pronta per cedere il posto al suo successore nel 2024. Quindi niente Switch Pro, ma una Switch 2 fra pochi anni. Una visione che trovo molto convincente. Non credo che a questo punto avrebbe molto senso far uscire un modello di mezzo per estendere la presenza sul mercato di una console già agonizzante. Questo però non toglie che, secondo me, vedremo altre revisioni di Switch, ma che come OLED non rivoluzioneranno il cuore della console. Ah, è poi giusto precisare che lo scorso anno Harding Rawls ci ha preso a pieno con molte delle sue previsioni. Si tratta infatti di una delle poche voci a essere andata controcorrente e ad aver ipotizzato l'uscita di un nuovo modello di Switch che non ne avrebbe rivoluzionato l'architettura. Quindi come parere direi che è abbastanza autorevole. Voi cosa ne pensate? Vedremo mai questa Switch Pro? Parliamo però di quello che abbiamo tra le mani adesso. Switch OLED si è rivelata una revisione ottima per chi gioca principalmente in portabilità e i dati di vendita sembrano premiare la decisione di Nintendo di proporre una revisione non così distante dal modello base. C'è però un problema tipico degli schermi OLED che ha frenato molti utenti dall'acquisto, ovvero lo spettro del burn-in. Ora però abbiamo un test che scaccia via qualsiasi dubbio. Il burn-in è un problema della tecnologia OLED e si presenta quando vengono visualizzate per troppo tempo su questi schermi delle immagini statiche. Elementi come la UI o gli HUD di gioco, che rimangono sostanzialmente invariati per intere partite, possono creare una sorta di residuo nell'immagine, una specie di alone come se avessero lasciato un'impronta. I primi schermi OLED soffrivano parecchio del burn-in, ma ora la tecnologia ha fatto passi in avanti da gigante e il problema si presenta molto più raramente. Switch OLED soffre di burn-in? Per rispondere a questa domanda viene in nostro aiuto il mitico youtuber WolfDan, che come un folle ha lasciato acceso la console per 1800 ore consecutive, visualizzando un'unica immagine statica presa da Breath of the Wild. Il risultato finale, come potete vedere dal video di cui vi lascio il link in descrizione, è molto rassicurante. Non ci sono immagini residue né aloni dopo uno stress test che va oltre lo scenario più catastrofico. Come fa notare Wolf, c'è una leggera variazione nella brillantezza di alcuni colori, ma tutti i test condotti sullo schermo hanno dato risultati pressoché invariati. Questo non esclude a priori che possano verificarsi dei casi di burn-in su Switch OLED, ma si tratterà di casi tutt'altro che diffusi e derivati da un utilizzo così intensivo che difficilmente verrà raggiunto dalla stragrande maggioranza degli utenti. Insomma, se eravate in paranoia per il burn-in, questo test dovrebbe togliere qualsiasi dubbio. E chiudiamo parlando del più grande acquisto mai avvenuto nella storia dei videogiochi. Il publisher Take-Two ha annunciato l'intenzione di voler acquistare il colosso del mobile game Zynga per un accordo che verrà a costare la bellezza di 12,7 miliardi di dollari.
due speech. Non so se vi rendete conto, ma l'anno scorso Microsoft ha concluso un affare epocale acquistando Bethesda e sborsando 8,1 miliardi di dollari, una mossa che è stata percepita come una vera e propria rivoluzione negli equilibri del mercato. Ora, pensare che GTA acquista Farmville magari non fa sembrare la mossa di Take-Two altrettanto importante, ma è chiaro che dietro a un investimento del genere c'è una visione aziendale ben precisa. Take-Two è già un colosso dell'industria e ora con Zynga espande a dismisura la sua influenza su un settore del mercato, quello del mobile gaming, in cui ancora non era riuscita ad attecchire. L'idea è infatti quella di lasciare il marchio di Zynga come punto di riferimento per tutte le operazioni mobile, ma al tempo stesso favorire l'espansione dei propri franchise di punta sia nel territorio del cross-platform che in quello dei giochi per smartphone. E vi dirò, era solo questione di tempo prima che un altro colosso come Take-Two decidesse di puntare uno dei settori in più rapida espansione del mercato. Staremo a vedere quali saranno i risultati di questa acquisizione. Magari, chissà, su mobile la GTA Trilogy Definitive Edition girerà da favola, oppure chissà, GTA 6 ce lo ritroveremo ambientato a Farmville. Voi cosa ne pensate di questa mossa di Take-Two? E questo però c'era tutto per oggi e io mi sono anche dimenticato di fare l'outro. Questa è la vecchiaia. Vi ringrazio comunque per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera, magari, se volete passare in live, oppure a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Barn, Michele in, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono di un colore tendente alla morte. Direttore della fotografia, sei licenziato.